Segnale News. Sta tornando fortemente alla ribalta in questi ultimi giorni il problema legato all'inceneritore della Marangoni, che potrebbe tornare ad essere operativo. Così c'è stata la richiesta nelle settimane scorse da parte dell'azienda, e dopo la sospensione da parte del TAR c'è ora la possibilità che si possa dunque tornare ad operare. Preoccupazione è stata espressa ovviamente da parte delle associazioni ambientaliste, ma soprattutto da parte di coloro che, ricorderete, sono stati invasi dal fumo nero le proprie abitazioni, ma non solo, i campi. C'è ancora un'interdizione a coltivare, davvero una situazione difficile per coloro che abitano lì nei pressi della Marangoni ad Anagni. Uno di loro è il nostro ospite, Domenico De Carolis, che è anche in rappresentanza dell'Associazione per la Rete della Tutela della Valle del Sacco, Retuvasa, che si sta opponendo, no, Domenico, a questa possibilità. Avete anche incontrato il sindaco di Anagni recentemente, ecco, qual è la vostra posizione? Innanzitutto grazie di essere stato invitato, perché questa è una grande occasione per il momento. Il 19 di questo mese siamo stati invitati dietro un appuntamento reciproco con il sindaco di Anagni. Io non sono potuto stare presente purtroppo perché avevo altri impegni, però sono stati presenti i miei colleghi, sempre facendo parte dell'associazione. Il sindaco si è dimostrato molto disponibile e contrario alla prosecuzione dell'incenerimento di questo impianto. Adesso c'è l'8 di novembre a Roma la conferenza dei servizi. Speriamo che il sindaco sia invitato, e dovrebbe essere partecipe, perché se non partecipa il sindaco, questa conferenza dei servizi secondo me non ha senso, perché il primo cittadino che dovrebbe tutelare la salute di tutti i cittadini del comune di Anagni dovrebbe essere presente, e lì dovrebbe far valere le sue ragioni, almeno come ci ha promesso, e speriamo che questo avvenga. Però il problema è che qualche anno e più fa è stato fatto un blitz dai carabinieri di Anagni, dove hanno riscontrato la manomissione delle schede che emettevano i malumori nell'atmosfera. I carabinieri hanno chiesto l'impianto, e questo sta tutti agli atti della procura, quindi senza smentita. E purtroppo il procuratore non ha ancora sequestrato l'impianto. Noi ci chiediamo che c'è dietro questo meccanismo, perché succede che ogni cosa che purtroppo è dannosa molto per la salute si arena sempre al momento clou. Ecco, voi ovviamente siete preoccupati, no? Perché ricordiamo che qualche anno fa siete stati invasi dal cosiddetto carflaf, dal fumo nero, dal carbon black, quello che vi sta limitando nella vita, perché non potete coltivare, non potete fare altre cose. Quindi la preoccupazione c'è, immagino, e voi con le associazioni che vi appoggiano, cosa intendete fare? Noi cerchiamo di lottare fino all'ultimo respiro, almeno fin quanto siamo in vita. Il problema è che le istituzioni, purtroppo, noi da loro ci sentiamo abbandonati, perché ogni piccola cosa che si cerca di fare a un certo punto si blocca e non va più avanti. Noi vogliamo sapere il perché. Sono ormai al 21 di marzo prossimo del 2017, sono 7 anni che purtroppo abbiamo un'interdizione da parte del comune di Anagni, dove non si possono coltivare campi, non si può mangiare verdura, non si può mangiare frutta, non si possono tenere gli animali allo stato brado, e questo per noi è un grosso disagio, ma non solo per me, per tutta la cittadinanza circostante la Marangoni e non solo. Purtroppo non si può riuscire a capire chi è che emette fuori questa diossina. Nel 2016, a me sembra un paradosso, c'è una fonte di diossina nelle nostre vicinanze, perché sono state fatte a suo tempo delle analisi a largo raggio, e più ci allontanavamo dal stabilimento della Marangoni e più i valori diminuivano. Quindi cosa significa? Andiamo a fare degli accertamenti dove si ritiene
che sia il punto giusto e vediamo da dove parte questa diossina. E questo fino adesso non si è mai fatto, noi non riusciamo a capire il perché. E quindi questo è il vostro appello, l'appello da parte dei residenti nei pressi dello stabilimento Anagnino. C'è un altro aspetto che però vi sta preoccupando, quello dei rifiuti, no? Perché cosa sta succedendo? Quali sono le prospettive da qui alle prossime settimane? Beh, guardi, io non voglio essere volgare, ma purtroppo certe volte ti spingono ad esserlo. Noi purtroppo stiamo vivendo, diciamo, quasi una catastrofe per quanto riguarda l'immondizia, quella che ci portano dalle altre città, da Roma, adesso per giunta pure quelle della Dina, perché si sente dire in giro che vogliono portare ancora 35.000 tonnellate di rifiuti a Colle Faggiolare, quindi nel territorio del comune di Paliano, diciamo che è pure nelle nostre vicinanze. È possibile che questi della Dina e questi signori di Roma mangiano e poi a defecare vengono alla provincia di Frosinone? Allora, c'è una legge che dice ogni provincia deve smaltire i propri rifiuti. Perché questi ce li portano qui? Punto interrogativo. E con questo, e su questo Retuasa è pronta a battersi, no? Mi spiegavi in precedenza che c'è anche la possibilità di manifestare. Sì, adesso stiamo organizzando della manifestazione, perché questo non è possibile, noi la respingiamo con tutta forza. Finché possiamo, cerchiamo di coinvolgere più cittadini possibili, che finalmente pare che si stanno rendendo tutti della gravità della cosa. Appena sarà possibile faremo questa manifestazione cercando di bloccare la cosa, perché non è possibile una cosa del genere. E allora, due temi sul tavolo davvero spinosi e davvero importanti. Quando si parla di ambiente e di salute, è bene ovviamente che le istituzioni si facciano carico delle proprie responsabilità. Io ringrazio Domenico De Carolis di Retuvasa e con lui do appuntamento alle prossime edizioni di Segnale News. Grazie anche ai nostri telespettatori ai quali invito a rimanere sui nostri canali del nostro gruppo editoriale. Grazie Domenico De Carolis. Grazie a lei e ci rivediamo alla prossima. È tutto. Segnale News.